Sì. Eccoci qua, siamo rientrati. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, ma io vorrei coinvolgere ancora tutti quanti presenti per un'ultima considerazione, un pochino su quella che è stata la nostra puntata di questa sera. Siamo partiti da questa situazione di contrapposizione nel territorio, perché poi questi grandi movimenti di persone arrivano poi nel singolo comune. Abbiamo parlato dei profughi nei comuni, il problema forse sta nel numero e non tanto nel fatto dell'accoglienza. Quando il numero inizia a diventare importante, la situazione della gestione diventa problematica e questo sicuramente è un aspetto. Poi a livello internazionale sicuramente l'Europa ha fatto chiaramente una manovra, tra virgolette, passatemela, di facciata per dire sì, iniziamo a pensarci, però poi di fatto concretamente, come diceva il professor Casen, poi le cose poco cambiano, insomma. Michele Favaro, iniziamo da lei. Sì, prima si accennava alla comunicazione, proprio quando abbiamo iniziato la puntata, e cioè del fatto anche della primavera araba che con Twitter è stata in qualche modo lanciata. Perché adesso non utilizziamo la comunicazione anche in questo senso? Prima l'ho accennato, l'ho quasi anticipato, anziché far vedere il Grande Fratello, facciamo vedere le immagini delle nostre zone industriali deserte. Facciamo vedere la crisi economica come ha colpito anche il Veneto, oltre che l'Italia intera. Allora togliamo già una buona parte di quelli che vogliono fare il viaggio per venire qua. Questo non è più il paese dei balocchi, forse non lo è mai stato realmente. Ma già diamo un impulso e allora utilizziamola questa tecnologia. Oggi con un telefonino possiamo vedere cosa succede a New York, mettiamola nei canali. Ci vorrebbe poco per farla, ovviamente se c'è la volontà di risolvere il problema. La comunicazione è uno strumento importantissimo, Importante. fondamentale. Poi per quanto riguarda il diritto, altra cosa fondamentale, la certezza della pena. Se tu vieni qua a delinquere, vai in galera e ci stai fino a che non hai scontato tutta la pena, non con il giudice che ti dice ma poverino, stava male la famiglia, eccetera e quant'altro. Uno Stato che fa leggi su leggi, oltre 250.000. E poi il diritto è seppellito da leggi e basta. O Lo diceva forse chi delinque andrebbe Sant'Agostino, rimandato esatto. nelle carceri Sì, ma nelle carceri d'origine, loro. magari, Però no? citando, l'ho detto ancora qua, citando Sant'Agostino, uomo di chiesa e di scienza, diceva che cosa resta di uno Stato quando si toglie il diritto se non una grossa banda di briganti? L'Italia si è trasformata in questo, ahimè. Sant'Agostino era nero di pelle. Bene, infatti. Abbronzato. Abbronzato. Beh, quella è una battuta infelice di Berlusconi. Sempre rispetto a questa cosa, Evelina Recataldo. sì, sempre rispetto a questa cosa volevo dire che non è che togliendo comunque il problema da fuori e lo releghiamo alle carceri, il problema non sussiste per le tasche degli italiani, perché comunque nel momento in cui una persona è reclusa gode di tutta una serie di diritti, tra cui ad esempio il diritto alla salute. Io voglio ricordare che la sanità penitenziaria è gestita dalla regione, cioè dal 2008 c'è stato un DPCM che ha portato la sanità nazionale, cioè la sanità penitenziaria, diciamo, dallo Stato centrale alle varie regioni. Per cui tutto ciò che è salute, trattamento, antiscabbia, tutto quello che c'è da Passa fare, attraverso. sta attraverso il sistema sanitario regionale. Per cui anche se lo togliamo dai centri di accoglienza, dico entrano in carcere perché non trovano di che sostentarsi, perché poi ci vuole poco, insomma, a prendere delle cattive strade quando non si ha niente, perché non si rischia nulla, ovviamente. E quindi ce li ritroviamo in carcere, ma comunque li dobbiamo rieducare, dobbiamo dargli un'assistenza psicologica. Hanno una cultura diversa, per cui gli spetterebbe anche il mediatore culturale. In genere, insomma, Poi cosa non dice? Ci sono c'è. troppi diritti per No, io queste dico che persone? allora, noi siamo uno Stato comunque fondato su una carta costituzionale, quindi i diritti e i Sì, doveri certo. vanno esercitati e tutelati. Però non dobbiamo dimenticare che alla fine, comunque come giriamo, se noi i problemi non li risolviamo, alla fine sono le tasche dei cittadini che pagano. Quindi questo bisogna tenerlo ben chiaro. Certo, Gianfranco Volpin, ci sono troppi diritti qua in Italia per Io queste vorrei persone? rispondere. Sì, no, come no? Io penso che vorrei chiedere a tante L'immigrato ha troppo nei confronti famiglie rispetto. venete, famiglie italiane, famiglie che parlavamo prima che vivono sulle macchine, famiglie che non arrivano a fine mese, famiglie che effettivamente vanno a rubare per dare da mangiare ai propri figli. Vorrei chiedere a queste famiglie, anche a loro, se hanno tutte queste cose, famiglie che non si vanno a curare perché non possono spendere i 30 euro di TIC, famiglie che dicono aspetto, vado avanti perché non vogliono e dico speriamo bene, oppure che
che dicono prendo meno per me per dare ai propri figli. Io vorrei chiedere a queste famiglie anche se anche loro vorrebbero tutte queste cose, come abbiamo detto, ma non perché io ce l'ho questa gente qua, ci mancherebbe altro, viva Dio, viva Gesù, però ma allora dobbiamo fare un altro ragionamento, facciamo un altro ragionamento più logico. Noi abbiamo proposto il reddito di cittadinanza e ci viene bloccato, che è un reddito di dignità. Ma se non abbiamo neanche soldi per mangiare fra poco, date pazienza, noi siamo addirittura da Rio. Esatto, per finire è stata fatta confusione, però la prima funzione del calcio era di deterrenza, poi volevo c'è la riabilitazione, questo, ma cioè, prima di deterrenza io questo volevo arrivare a questo. L'articolo 27 della Costituzione volevo concludere, volevo fare un sociologia come esame. Volevo concludere dicendo questo, in carcere poi parlavamo della pena, della certezza della pena, ma signori miei, questi qua quando vengono arrestati ci guardano e dicono ci vediamo domani. E cosa gli rispondo io? Cosa gli risponde il mio collega che li arresta? Cosa gli risponde che li vede il giorno dopo? Infatti fanno tanta fatica i poliziotti perché li portano in carcere, poi ci sono i poliziotti penitenziari che gli fanno da infermieri, da psicologi. Guardi, è un problema grosso andiamo, e quindi non è la sede opportuna. Voglio chiudere dicendo una sola frase. Io penso che siamo tutti persone, questo indubbiamente. Non dico di serie A, di serie B perché siamo persone, però io penso che se possiamo tentare di guardare un po' a casa nostra un attimo, perché anche queste persone hanno bisogno come gli altri. Siccome che sono qui a casa nostra, sono i nostri concittadini, sono i nostri cittadini che viviamo. Guarda, beh, mi faccio più dire. Insomma, è semenzato, forse è questione di aumentare le tutele anche per gli italiani. Esattamente. No? Allora io dico che non è che si debba togliere piuttosto che. Devono essere rispettati i diritti dei cittadini, ok? Quindi uno non si può permettere di venire a casa mia a rubare, io non posso nemmeno trattenerlo perché poi mi denuncia per averlo tenuto in ostaggio. Ok, questo non esiste perché ho parlato giusto ieri sera con un mio amico che ha trovato uno di questi signori, un albanese che è andato a rubare a casa sua, ha corso dietro lui e il fratello, l'ha preso, l'ha massacrato di botte, ok, ha fatto 10 anni di processi. Cioè, se tu vieni nella mia proprietà, io ho il diritto di difendermi, ho il diritto. Quindi prima di tutto qui ci vuole la certezza della pena per dare un segnale forte. Certo, e non è sì che chi viene dall'estero e viene qui per delinquere, certo, magari gli passa per la mente. Anche perché sappiamo dai dati che queste persone sono persone da dov'è che arrivano? Da paesi comunitari anche, non extracomunitari. Certo. Perché la maggior parte sono queste le persone. Vengono qui, delinquono, poi tornano. Sì, il problema della sicurezza è legato poi a figure anche diverse della migrazione. Non dobbiamo dimenticarci, noi come sempre, spesso parliamo del profugo e pensiamo sempre appunto al Medio Oriente piuttosto che all'Africa, però in ugual modo, scusi, perdoni se dico questa cosa, ma anche i politici che poi rubano e che sono corrotti dovrebbero pagare in ugual modo con una... guardi, la Lega si è espressa, anche il PD, contro i vitalizi ai condannati, stiamo nazionale. Un capitolo completamente diverso, però bisogna dirlo ai cittadini, perché i cittadini non lo sanno. PD e Lega hanno votato contro invece noi ci siamo battuti, questa l'abbiamo portata avanti come cosa, è importante dirlo, quindi i diritti e i doveri valgono per tutti. Noi dobbiamo dare l'esempio. Teresa Lapis. Sono molto contenta che tutti parlino di diritto, carcere, criminalità e di scuola. Io sinceramente sono solo un'insegnante che insegna diritto e vivo la mia esperienza di vita vissuta per una comunicazione efficace del diritto, che non può essere efficace se non insegni anche il dovere, perché la posizione giuridica del diritto e di pretesa tutelata ha senso se dall'altra parte c'è una posizione di dovere. E allora vuol dire che noi parliamo poco di diritto, forse no? Oppure parliamo di carcere già destinato, no? Come il mutuo di scopo, io devo prendere quei soldi per comprarmi la casa, devo fare quel carcere per quelle persone. Il carcere è per chi trasgredisce la regola, ma per chi trasgredisce la regola ci sono dei valori che devono essere condivisi a priori e noi l'abbiamo condivisi. Coesione, parliamo della scuola, ma abbiamo veramente sentito chi lavora nella scuola e chi sta nella scuola? Per l'integrazione, nella scuola si fa integrazione, ma la scuola è un pezzo del territorio. Se il territorio non fa integrazione, non è ospitale, non è che nella scuola ci può essere un'isola felice in un territorio ostile o in un territorio non adeguatamente espressione della condizione di solidarietà. Allora,
prendiamo il problema, affrontiamolo. Ci sono queste persone? Vivono come gli altri ragazzi, questi ragazzi? Volontà di integrazione. Questi hanno volontà di tornare a casa loro, se è possibile. Però il problema è che la scuola non può essere l'unico luogo dove si costruisce uno scenario bello oppure terribile perché non tornino. Loro sono già qua, sono già scappati, hanno già visto tanti morti. Io ho dei ragazzi di 14-15 anni che prima di venire hanno visto morti come io non ne ho mai visti in vita mia. E io posso pensare che ho davanti dei ragazzi bianchi, neri, rossi e non pensare da dove vengono? Per me, sinceramente, per me non sussiste il problema, ma io faccio solo l'insegnante. Sono una cittadina, sono una persona, sono una donna, non sono neanche madre. E se io penso che devo promuovere un progetto per i miei figli, i vostri figli, i nostri figli, anche i miei che non ne ho, è di costruire un progetto di coesione anche europeo, che si allarghi, non che si restringa al nostro giardino col vicino di casa che mi tratta malissimo, scusi, come mi ha trattato prima questo signore che mi dice, so io qual è la verità. E allora è peggio che avere un vicino prepotente così, un vicino di Stato. Allora costruiamo una prospettiva che sia buona per loro. Qui non ci sono diciottenni e ventenni, io voglio investire su di loro, ma sulla loro possibilità progettuale, non su un vicino di casa che mi dice no, la mia verità taci tu perché sei piccola, bianca, sei solo insegnante di diritto, non hai mai fatto l'assessore o il sindaco. Perché allora ecco che il potere è talmente lontano dalla gente, dai ragazzi, che i ragazzi non verranno mai a discutere con noi e noi decideremo cosa sarà bene per i ragazzi. Niente Europa, niente integrazione, disperazione, statevene a casa vostra. Io non credo che sia buono così. Professor Casi. È un momento un po' di crisi e... No. Do perfettamente ragione alla signora perché la scuola è il punto critico della nostra società, di tutte le società. Se la scuola non riesce ad adempiere la sua funzione, la società soffre. Dalla scuola nascono i medici, nascono gli ingegneri, nascono i tecnici, tutto. Si forma, prima si viene la famiglia e immediatamente dopo viene la scuola, perché poi il ragazzo vive quante ore della giornata a scuola, e quindi è lì che cresce con la propria psiche, con la propria capacità di apprendimento, e quello che apprenderà poi sarà necessario che lo dia ad altri e che lo impieghi, e questo è la scuola. Ma ricordiamoci che questo governo, non voglio difendere nessuno, ha ereditato 40 anni di mala scuola, Quindi non possiamo dire domani mattina abbiamo la bacchetta magica, risolviamo tutto. Mettetevi attorno un tavolo, perché da ambo le parti ritengo che ci sia la volontà di risolvere. Però bisogna dare anche il senso della direzione da cui andare. E ricordiamoci che usciamo da una riforma Gelmini, non so se qualcuno ricorda, che a disfare quel poco che era rimasto della scuola è stata la Gelmini, che forse non sapeva nemmeno cosa faceva, perché faceva passare i sotto la galleria tra il Gran Sasso e... Ma quello che io volevo tornare indietro, che giustamente mi ha fatto la domanda, è che cosa poteva fare l'Europa se non dare questa risposta? Questa è una risposta che non risolve nulla. Per quale motivo? Perché... se io do la stessa risposta 100 volte e 100 volte finisce nel vuoto, vuol dire che questa è la 101esima e finirà nel vuoto anche questa. Noi non abbiamo capacità dimostrato a livello planetario, cominciando dall'ONU, che è un fallimento in queste e in tante altre cose, ma queste in particolare, di riuscire a gestire qualche cosa in Africa o negli altri paesi. Perché è una... sono come le cavallette, l'ONU è una cosa fantastica, mangia delle quantità di denaro, tant'è che a un certo punto gli Stati Uniti hanno detto non vi diamo più soldi perché li state sperperando, che è tutto dire. Ci sono ettari di terreno in Uganda piene di macchine con scritto Nazioni Unite, parcheggiate là, vuol dire migliaia di camion, eccetera, perché da qualche parte devono parcheggiarli, perché li hanno dovuti comprare per fare qualche affare, no, perché non c'è nessun controllo. In Europa sta succedendo la stessa cosa.
se noi mandiamo a un gruppo di europei in Nigeria, piuttosto che ditemi dove, a controllare qualche cosa, non farà assolutamente nulla. Dobbiamo trovare un referente africano, 2, 3, 10, che si prendono la responsabilità di normalizzare questa situazione, e ci sono. Io ho partecipato al G8, quello di Roma, no? E quando a un certo punto la Stefania Craxi diceva: ma noi vi mandiamo gli aiuti, ma perché mettete le tasse in dogana, che noi non riusciamo a importare le cose, costano troppo e tutte queste cose qua, ha detto: guardate, tenetevele, perché noi non possiamo andare in giro per le casette a domandare le tasse ai nostri cittadini. Le uniche tasse che possiamo fare è sulle vostre importazioni, mi pare abbastanza ovvio. E questo era del Senegal, il presidente della Repubblica Senegalese. E poi diceva: tenetevele. E quando hanno detto: ma noi vi aiutiamo con l'AIDS, tenetevelo questo aiuto. Perché un giorno mandiamo l'aiuto, il giorno dopo non lo mandiamo più in Senegal, lo mandiamo in Nigeria, perché non è che aiutiamo tutta l'Africa. A seconda della marchetta che dobbiamo fare, mandiamo un po' di qua e un po' di là. Cosa sta succedendo? Che l'AIDS sta mutando. Perché quando io metto sotto cura di una persona infettata da virus e continuo a curarlo, poi sospendo la cura, il virus è mutato e poi non lo aggredisco più con la stessa medicina. Devo cambiare cura. Non solo, ma crea una complicazione nell'epidemia. Quindi mi trovo in forma di una epidemia che ha subito una variazione e quindi non so nemmeno come affrontarla, e sappiamo il virus dell'AIDS come si propaga. Quello che ha detto poi il presidente del Senegal, ha detto: mandateci non aiuti, perché siamo stanchi di essere distrutti dalla vostra economia, perché noi quello che avanziamo della nostra economia lo mandiamo in Africa, no? Quello che prendiamo dall'Africa non lo paghiamo. Perché ci compriamo tutti i ministri, i sottosegretari, tutte le varie figure possibili e immaginabili, perché chiaramente quando l'ENI prende petrolio dalla Nigeria non ha nessun problema a mettere in tasca qualche milione, decine di milioni di dollari in tasca a qualcuno, perché tanto nessuno andrà mai a vedere sul contatore, certo, se i numeri sono sempre quelli giusti o se hanno sbagliato, no? E quindi c'è tutta una confusione. Allora bisogna che noi diamo dignità agli stati africani, dignità nel riconoscimento, cosa che è stata fatta per esempio con Gheddafi, che sicuramente non era una gran persona, ma avevamo un rapporto, per esempio la Lega a suo tempo, Berlusconi successivamente, ha instaurato un rapporto che in quanto meno ha arginato questo fenomeno. La stessa cosa va fatta con tutti gli altri, buoni e cattivi che siano. Allora l'Africa diventa autosufficiente e noi purtroppo guadagneremo un po' meno, perché ruberemo un po' meno, però avremo risolto questo problema. Ma siccome la popolazione, questo è un mio convincimento, italiana al di sotto di un certo censo non vale nulla, e allora possiamo fare queste cose. Se invece avessimo contezza che anche il più piccolo cittadino, il più povero, avesse valore, allora le cose cambierebbero. E allora quello stesso che si sente una propria dignità potrebbe accogliere a casa sua una persona di colore che ha necessità. Certo. Ci fermiamo qui, siamo andati anche oltre il tempo che avevamo a disposizione. Grazie agli ospiti in studio, Luciano Greco, Michele Favero, Evelina Cataldo, grazie, professore Ermanno Casen, Teresa Lapis, grazie, Alberto Semenzato e Gianfranco Volpin. Buonasera, grazie a tutti e quanti voi che avete animato questa serata, grazie ai telespettatori, mi scuso con quelli che siano prenotati per intervenire, ma non abbiamo avuto lo spazio per far parlare tutti quanti, purtroppo è sempre tiranno. Grazie ancora, ci rivediamo la settimana prossima, TV7 Match, arrivederci.